cosa c'è di me in Guido. Paolo, mi attacco a quello che dice Paolo, perché è sempre difficile capire cosa c'è di se stessi in un personaggio, ma sicuramente qualcosa c'è, perché passa attraverso di noi, attraverso se stessi, quindi qualcosa gli diamo. Appunto questa timidezza, questa gentilezza, però poi mi sembra sempre di fare complimenti, perché per me Guido è un personaggio molto positivo, e quindi mi imbarazza, perché mi sembra di fare dei complimenti a me stesso, questo è un po'. Dopo la solitudine dei numeri primi, com'è stato lavorare con VRT? Bellissimo, bellissimo, dicevamo anche prima, c'era un rapporto di fiducia, c'era un clima tra di noi. All'inizio eravamo noi tre che facevamo prove, che capivamo la storia, Paolo ce la faceva arrivare, e poi l'esperienza del set è stata molto molto bella, molto bella. Stare appunto tutto il tempo sul set è un'esperienza molto bella. Beh, invece lavorare con Tony, che comunque viene dalla musica e non è un'attrice professionista, che differenza c'è tra lavorare con lei e magari lavorare con un attore professionista? Ma il fatto che secondo me comunque appunto lei è una cantautrice, quindi c'è un grande movimento interiore, e poi secondo me lei è assolutamente, è stata professionale e brava a mio avviso come un'attrice che ha dalla sua all'esperienza, diciamo. E è stato bello, molte volte ci siamo molto spalleggiati, succedevano cose in lei e allora colpivano me o succedevano a me, colpivano lei, e è stato eravamo un buon team. Andate a vedere questo bellissimo film, un bel film. Saluto.